Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Basta GF VIP, scioccante e improvvisa la decisione. È tempo di mettere ordine nella propria vita. Il concorrente fa un passo indietro. Tempo di cambiamenti al GF VIP. Il concorrente sbotta all'interno della casa e questa volta è decisivo. L'inquilino del loft più spiato d'Italia è irremovibile e ha già dato un avviso ufficioso. Vuole andare via il prima possibile. L'esilio inizia a turbare pesantemente soprattutto in previsione del Santo Natale. Sebbene si sia creata una certa atmosfera tra festoni, casette e albero di Natale, il partecipante vuole dare forfè e anticipare il ritorno a casa. Il trentenne Capitolino è un ragazzo molto semplice che arriva da Centocelle. Nel reality è molto apprezzato dagli altri concorrenti per la sua spontaneità. Ha sempre dichiarato di amare tantissimo la cucina e infatti non perde tempo di fare assaggiare i suoi deliziosi manicaretti. Stiamo parlando di Luca Salatino, lo chef pugile venuto alla ribalta grazie al programma di Maria De Filippi. Proprio ad Uomini e Donne è arrivato come corteggiatore e in un secondo momento, visto che la sua romanità piaceva molto, è stato designato come tronista. Per un po' di tempo i riflettori del GF VIP erano puntati su di lui e su Eleanor Ferruzzi. La trans era convinta che il cuoco avesse un debole per lei. Durante la notte Luca si è lasciato andare a delle confidenze con Davide e Nikita. L'inquilino di Cinecittà non ne può più di stare lontano dalla sua splendida fidanzata. Infatti lo chef è legato a Soraya Cerutti di cui si dichiara innamoratissimo. Luca vuole uscire dalla casa a fine mese e dopo tanto esilio vuole riabbracciare la sua donna. Ammette che forse non era il periodo giusto per fare questo tipo di televisione. Queste sono le sue parole. Mi sono rotto il c**o. Mi manca molto la mia fidanzata. Ci vuole più coraggio ad uscire che a rimanere. Non me ne frega niente di quello che pensa la gente fuori di qui. Sembra proprio deciso. Chissà cosa ne pensa Alfonso Signorini e come affronterà la richiesta dell'ex tronista. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.